Il problema è estremamente profondo, infatti faccio un testo e mando in giro per internet. Purtroppo no, Ratzinger non sta scendendo nella mediocrità, Ratzinger è semplicemente terrorizzato. Proviamo a comprenderci. Noi sappiamo che la Chiesa Cattolica si presenta in pubblico, conosciamo la sua propaganda, conosciamo i suoi mezzi, ma anche se qua e là appaiono delle citazioni di Vangeli e della Bibbia, si tende sempre a sorvolare, quasi fossero degli accidenti casuali all'interno del discorso che il porporato di turno sta facendo. Perché questo? Esiste la propaganda che la Chiesa Cattolica fa all'esterno col suo linguaggio, afferma di difendere la vita quando ammazza le persone o impone alle persone dogmi e comportamenti atroci. Se qualcuno prova ad opporsi, lo accusa: tu sei contro la vita. In realtà la Chiesa Cattolica, quando parla della vita, parla di se stessa. Quando parla di giustizia, parla del suo diritto a fare quello che lei vuole al di fuori delle leggi e delle norme. Lei si ritiene padrona delle tradizioni, come il pazzo di Nazareth, no? Da un lato abbiamo un'ideologia cattolica usata per il suo popolo, per i gonzi, da imporre anche a chi non si ritiene il suo popolo. Vedi per esempio la feroce lotta che la Chiesa Cattolica sta facendo in Spagna contro le leggi dello Stato. E dall'altra parte c'è la realtà oggettiva di sé stessa, di cui la Chiesa Cattolica ne è perfettamente consapevole. Di cosa è consapevole la Chiesa Cattolica? La Chiesa Cattolica è consapevole di non essere una religione, ma di essere solo una grande macchina che pratica la manipolazione mentale sistematica nei confronti dei ragazzi. Una manipolazione mentale che, come insegna Paolo, può avvenire solo se il soggetto, l'individuo, non è consapevole dell'esistenza delle sbarre all'interno delle quali è racchiusa e costretta la sua psiche. In pratica, la manipolazione mentale messa in essere dai cattolici ha effetto soltanto se i genitori sono stati manipolati a loro volta e solo se il soggetto che viene manipolato uscendo dalla famiglia viene approvato per le affermazioni che fa, per le azioni che mette in essere, per il suo pensiero legato alla manipolazione subita. Se non trova approvazione, inizia ad emergere il conflitto dentro di lui, che poi da lui si riversa nel sistema sociale, creando le condizioni del disagio sociale. A questo punto entra in gioco Harry Potter. Che cos'è la saga di Harry Potter? I libri di Harry Potter, la saga di Harry Potter, non è altro che una saga di storie che si possono racchiudere nei libri di crescita. Ai miei tempi c'era Salgari, tipo Sandokan, I Pirati della Malesia, Giulio Verne, Viaggio attorno alla Luna, Viaggio al centro della Terra, L'Isola Misteriosa, o I Tre Moschettieri, I Ragazzi di Via Pyle, eccetera. Poi arrivò la TV. E con le sue storie e i suoi sceneggiati coinvolgeva le emozioni dei ragazzi, dando loro un modello diverso da quello dei santi che venivano propinati nelle parrocchie. Sì, lo so che negli ultimi tempi i cattolici hanno costretto la TV a massacrare gli italiani di vita dei santi, ma la frittata era già rotta. Ora arriva questo Harry Potter, che affronta il suo mondo pescando il coraggio da se stesso. Sì, lo so, è un mondo di maghi, ma comunque lo prende da se stesso. Affronta lo sconosciuto che lo circonda, molti personaggi vincono le loro paure affrontandole, il bene e il male non sono fuori dal mondo, ma viene manifestato come facilitazione o ostacoli che il mondo stesso pone davanti a noi. Il potere non è quello che domina, ma è quello che affronta la vita con coraggio e si rifiuta di dominare. C'è sempre qualcuno che pretende di essere padrone degli altri, ma c'è il diritto a ribellarsi, a manifestare se stessi. Tutto questo non appartiene al cristianesimo né al cattolicesimo. Questo appartengono a strumenti di pensiero diversi da quelli cristiani. Se aggiungi che i ragazzi vivono queste avventure con estrema emozione e partecipazione sensoriale, beh, abbiamo visto le scene della gente in coda per comprare l'ultimo libro della Rowling, in un giorno hanno venduto 10 milioni di copie a livello mondiale, le stesse Feltrinelli International. Qui in Italia hanno aperto all'una di notte per riuscire a vendere il libro. Cioè, pensiamo a quanto coinvolgimento emotivo c'è dentro a tutto questo.
vivono questa avventura con estrema emozione e partecipazione sensoriale, puoi comprendere come l'educazione cristiana alla sottomissione, all'accettazione, all'attesa della provvidenza, di cui i cattolici e i cristiani si sentono i demandati, avviene distrutta. Non solo i ragazzi diventano consapevoli dell'attività di manipolazione mentale del cristianesimo, ma ne individuano le sbarre della coercizione, proprio opponendo ai principi di accettazione e sottomissione i principi di coraggio, di accettazione delle avversità, di consapevolezza di armarsi e attrezzarsi per affrontare al meglio le avversità dell'esistenza. Ratzinger ha paura, ma si sente impotente. Non può dire: la Chiesa Cattolica pratica la manipolazione mentale e i libri di Harry Potter aiutano i ragazzi a ribellarsi alla nostra manipolazione mentale. No, non lo può dire. Ratzinger non lo può fare. Deve solo sperare che qualcuno gli fornisca degli elementi trasversali attraverso i quali attaccare Harry Potter o il Codice da Vinci, senza far scoprire il suo gioco alla massa che tiene in ginocchio. I cristiani lavorano molto di immaginazione e qualcuno di loro vorrebbe che il pazzo di Nazareth fosse stato istruito in Egitto o in India, o a volte si immagina la resurrezione come una sorta di fuga del loro uomo saggio. Ciò è pericoloso, perché quando qualcuno si immagina un grande eroe e poi va a leggerne le farneticazioni sui Vangeli ufficiali, la sua immaginazione gli cade sotto i tacchi. È vero che Ratzinger preferirebbe un Gesù con Maddalena piuttosto un Gesù che si faceva il ragazzino prima di essere arrestato. Però, a furia di immaginare, i cattolici potrebbero anche immaginare che il loro pazzo profeta, il loro Gesù, non sia mai esistito. Che fine farebbe il gregge? Già, Harry Potter fa paura a Ratzinger. Ma fa paura non perché Harry Potter sia portatore di una nuova ideologia, ma perché impedisce a Ratzinger di manipolare come vorrebbe la struttura psichica dei ragazzi. E fra 20 anni troverai la differenza nell'affrontare la vita fra i ragazzi di oggi che si sono fatti manipolare la psiche da Ratzinger e i ragazzi di oggi che invece hanno vibrato di emozioni per l'arrivo di un Voldemort o che hanno volato con la fantasia sulle scope nel gioco del Quidditch. Si chiama magia. La magia nera è l'arte della sottomissione. La magia della vita è l'atto attraverso il quale un individuo fa esplodere le proprie emozioni nel mondo in cui vive, liberandole da ogni legamento. E questo è ciò che ho scritto commentando appunto le farneticazioni di Ratzinger a proposito di Harry Potter. Questo messaggio l'ho messo un po' in giro e poi questo messaggio l'ho messo anche nel forum Paganesimo, un forum a cui potete accedere e cui potete leggere i messaggi. Ci sono 120-130 messaggi dentro, una cosa del genere, insomma, abbastanza pieni, molto densi e molto intensi. Penso che lo potete trovare, il forum Paganesimo, cercandolo su Google. Insomma, c'ha una 16, 17, 18 iscritti, no? Non sono tantissimi, però mi dà modo di mettere messaggi veloci, di pubblicare messaggi veloci su quel forum. Cioè, lo uso più che altro a modo mio. Chiaramente, se qualcuno poi ci scrive delle cose di un certo spessore mi va bene, se poi qualcuno ci scrive delle stupidaggini non faccio altro che andare sopra e cancellarle. Comunque, in ogni caso, quando trovo delle cose intelligenti o comunque delle cose che ritengo che siano a posto, le lascio e ci rispondo. Come ci rispondo, per esempio, a questa persona che, a questo testo che ho appena letto, mi ha scritto sul forum e mi ha detto: senti, fa, dico in soldoni, cioè in poche parole faccio un riassunto a memoria, anche se dopo ho dei pezzi che ho quotato e che vi leggerò. Però praticamente mi scrive: guarda che tutto il tuo discorso sta in piedi perché tu fai delle affermazioni iniziali. Per esempio, tutto il tuo discorso, sempre ammesso che imponga i dogmi, espressione già sbagliata, e in che modo questi dogmi sarebbero atroci. In pratica dice: tutto il tuo discorso sta in piedi soltanto se tu mi dimostri che la Chiesa Cattolica, con la sua attività, pratica manipolazione mentale nei confronti delle persone. E in effetti è vero, cioè tutto il mio scritto sta in piedi soltanto
partendo dal presupposto che la Chiesa Cattolica non sia un'organizzazione religiosa, una religione, un modo di essere delle persone davanti al mondo, ma sia soltanto una grande macchina di manipolazione mentale e di stupro di minori. Ora, lasciamo perdere il discorso stupro di minori, anche se, vabbè, dopo magari vi leggerò un paio di notiziole di un altro di due preti in Italia arrestati per aver allungato le mani, ma lasciamo perdere questo aspetto e prendiamo soltanto l'aspetto di manipolazione mentale, cioè la Chiesa Cattolica è un'organizzazione di manipolazione mentale sistematica. Ora, la persona che mi risponde al discorso che io ho fatto su Harry Potter, perché Ratzinger ha paura di Harry Potter, è letteralmente terrorizzato, mi chiede di dimostrargli questo. Naturalmente ogni volta che mi viene chiesto questo lo faccio e ci rispondo soltanto se vedo che la risposta può essere utile anche ad altri. E in questo caso la risposta era utile anche a altri, e allora la dimostrazione che la Chiesa Cattolica sia un'organizzazione finalizzata alla manipolazione mentale e basta, gliela scrivo, la metto in forum e l'ho mandata anche in lista. Per cui in forum paganesimo trovate questo scritto che vi leggo. Allora, io gli dico a questa persona, io ti rispondo e accetto il dialogo, ma se nel dialogo salta fuori che tu pretendi accettazioni di affermazioni che non dimostri, ricordi che dopo ti cancello. Premetto questo. Allora, dico, ci sono due ordini di domande e affermazioni che impongono due risposte differenti, ma che tu fai, ma che impongono due risposte differenti, ma legate fra loro. La prima domanda, la prima affermazione che fai, dice, sempre ammesso che imponga i dogmi, espressione già sbagliata in sé, poiché i dogmi, che sono verità da accettare per fede, si è liberi di accoglierli o meno. Al tempo, ferma tutto, blocca tutto. Allora, in questa affermazione, dico, dobbiamo metterci d'accordo su quando e a quali dogmi ci riferiamo. Cioè, effettivamente, se io parlo con voi e vi dico, il dogma della Madonna Vergine è un dogma della Chiesa Cattolica, e indubbiamente il dogma della Madonna Vergine è un dogma di cui se ne parla quando si è adulti, ma non tutti i dogmi della Chiesa Cattolica se ne parla quando si è adulti. Attenzione, in questa affermazione dobbiamo metterci d'accordo su quando e a quali dogmi ci riferiamo. Sicuramente ognuno di noi ha qualche cosa in testa, ma è sbagliato dare per scontato che l'interlocutore pensa la stessa cosa che noi pensiamo. Innanzitutto sul piano sociale. Tutti i dogmi cristiani sono stati imposti con la violenza. I roghi degli eretici sono attività di imposizione violenta dei dogmi. Le guerre di religione, ad esempio con gli ortodossi fatti dai cattolici, sono guerre per imporre i dogmi. Il controllo militare esercitato dal parroco nel paese fino a qualche anno fa su chi non era assolutamente sottomesso e ossequiente ai dogmi cattolici sono atti di violenza. Se vuoi, ho qualche volume su come si esercita il controllo sociale ad opera del parroco cattolico dall'Unità d'Italia fino a non molto tempo fa e quanto le persone hanno sofferto sotto questo terrore. Oggi come oggi puoi dire che in parte non è più così, però ci vorranno almeno altre 5 generazioni prima che le persone si liberino di gran parte della coercizione subita per sottometterle ai dogmi socialmente imposti. Sul piano individuale le cose sono molto più atroci. Tu affermi, poiché i dogmi sono la verità da accettare per fede, si è liberi di accoglierli o meno. E non è vero, è falso questo. Ti faccio un esempio relativo al dogma sull'esistenza del Dio dei cristiani e su come tale dogma viene imposto. Tratto da Tot Tai Timmer, l'educazione spirituale del giovane, curato dal sacerdote Ugo Camozzo, libreria emiliana, editrice Venezia del 43. A pagina 28. Dall'amore materno che avvolge nei suoi caldi raggi il piccolo fanciullo, sboccia anche l'amore verso Dio. Sotto lo sguardo della madre devono formarsi nel bimbo i primi principi della vita dell'anima. Quando la madre prega devotamente col suo fanciullo, nell'anima di lui si risveglia l'elevato pensiero del padre che sta nei cieli al di sopra del padre e della madre terreni. Il pensiero del padre celeste è di grande efficacia per l'educazione, per guidare la volontà del bimbo. Per lungo tempo basterà dire semplicemente «è Dio che vuole così». Oppure il buon Dio lo ha proibito. E ancora dallo stesso trattato a pagina 30.
Nell'età di 3 o 4 anni il fanciullo ascolta volentieri i racconti di Gesù bambino, della sua nascita, della crocifissione, della Vergine Maria, dell'angelo custode. Come si rallegra quando in un quadro o in una statua riconosce il piccolo Gesù. Le notti di Natale, una funzione religiosa, una visita in una chiesa, sono sensazioni che lasciano profonde tracce nel suo animo. Ora, chiusa parentesi, chiusa citazione, ora dico al mio interlocutore, non venirmi a dire che un bambino dal primo anno di vita al quarto anno di vita può accettare o rifiutare un dogma presentato e imposto dalla madre da cui dipende. Si chiama condizionamento educazionale, che nel caso della... Boh, ci siamo? Sì, eccoci qua. Si chiama condizionamento educazionale, vediamo un attimo, sì. Si chiama condizionamento educazionale, che nel caso dell'attività di imposizione di idee a prioristiche sul bambino assume la dicitura sociale di manipolazione mentale. Il problema assume caratteri ancora più marcati in quanto quando ci sono madri propense a fare questo, cioè che sono sottomesse a dogmi emozionalmente rappresentati delle religioni rivelate, trasmettono la propensione all'accettazione e alla sottomissione al loro bambino fin tanto che questi è ancora nella loro pancia. In altre parole, queste madri marchiano la struttura emozionale del loro bambino. La stregoneria questo lo ha sempre saputo, la scienza lo sta scoprendo in questi anni. Dal momento che io sono un apprendista stregone molto fortunato, per dimostrarti l'interazione fra struttura psichica della madre e feto, ti rimando ad un articolo della Repubblica del 7 ottobre 2004, che dice: lo stress può provocare danni devastanti al cervello del nascituro, mentre è ancora nel pancione, oltre che nei primi anni di vita. È il dato allarmante che emerge dagli ultimi studi che la psichiatra Martin Teacher della Howard Medical School ha presentato ieri a Roma in occasione del congresso internazionale sul cervello umano. Dispongo di almeno 400 articoli relativi ai risultati dell'attuale ricerca medico-psichiatrica e di risultati di esperimenti sociologici a dimostrazione di quanto sostengo. Non raccolgo solo gli articoli relativi a preti pedofili. I dogmi sono imposti a chi non è in grado di discriminare né di difendersi. La seconda affermazione che fai dice: in che modo questi dogmi sarebbero atroci? Rispondo: l'uomo non è creato ad immagine e somiglianza di un dio pazzo e cretino. L'essere umano è adattamento soggettivo alle variabili oggettive incontrate. Cosa significa questo? Significa che un individuo modifica e adatta la sua struttura fisica, emotiva e la sua struttura cerebrale in base ai fenomeni che incontra nel mondo. Il sottomettere a un dogma, come quello dell'esistenza di un Dio creatore, porta alla costruzione di una struttura cerebrale, sia sinapsica che neuronale, per cui l'individuo non potrà fare nella propria vita scelte che siano al di fuori della sua concezione del Dio creatore, a meno che non metta in atto tutta una serie di scelte soggettive che attraverso molti sforzi e molti dolori riuscirà a modificare sia la struttura sinapsica che neuronale. Quando Galilei fu processato, nessun cardinale che partecipò al processo mise l'occhio nel telescopio. Non potevano farlo. La loro struttura sinapsica e la loro struttura neuronale impediva loro di fare quella verifica. Condizionamento educazionale trasformato in vera e propria manipolazione mentale. La ricerca neurologica ha scoperto alcuni meccanismi per cui questo avviene. Il primo meccanismo è la scoperta dei neuroni mirror, neuroni specchio, che si attivano quando un soggetto si adatta all'ambiente e alle sollecitazioni che da esso giungono. In questo caso, le sollecitazioni della madre su quanto è buono Dio a dare la pappa al bambino fa schifo, ma l'ho sentita io, ringrazio il Signore per il pane quotidiano, è un leitmotiv dei cattolici che fa veramente schifo. Neuroni mirror, che
che sono stati scoperti dal gruppo di studio del dottor Rizzolatti, nella tua notizia La Repubblica del, 21 maggio del 2003. E un altro dato di una natura scientifico-sperimentale è che qualunque cosa noi facciamo o non facciamo si trasferisce nella nostra struttura neuronale, facilitando la nostra attività nel farlo o facilitando la nostra attività nel non farlo. Puoi trovare degli accenni su questo, su questo nel numero di salute di La Repubblica dell'11/09/2003. Dal titolo dell'articolo è Menti elastiche. Il sottotitolo: Il cervello muta in base alle attività svolte e rimodella così la mappa del corpo. In altre parole, costringere un bambino a pregare e renderlo speranzoso nella provvidenza divina significa distruggere una parte della sua struttura neuronale e rendergli estremamente faticoso prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. Proprio perché ciò diventa faticoso, il bambino è costretto comunque a rispondere alle sollecitazioni della vita e alle tensioni che da lui emergono. Ma anziché essere in grado di mettere in atto delle strategie di adattamento in base alle esigenze sociali, fra cioè che emerge dentro di lui e il mondo in cui vive, individua tutta una serie di scappatoie che manifestano disagio sociale. Vedi l'attività dei preti pedofili. Al contrario, un bambino i cui genitori gli hanno presentato la necessità di prendere in proprie mani le responsabilità della propria vita, gli sarà sempre più facile individuare che fare e capire in che modo armonizzare quanto emerge dentro di lui con il mondo in cui vive e apportare ricchezza alla società. È la differenza che c'è fra una struttura neuronale impoverita e ristretta dall'esercizio della preghiera e della sottomissione ad un crocifisso e la struttura neuronale di chi affronta la vita con coraggio. Per questo l'imposizione dei dogmi della Chiesa, i dogmi di verità, è atroce. Distruggono la vita delle persone. Dogmi, non principi morali o sociali, che rappresentano il contrario dei dogmi, le regole di armonia della vita. E questa è quanto ho risposto a questo personaggio che mi chiedeva dell'attività della Chiesa Cattolica. L'attività della Chiesa Cattolica non è un'attività religiosa, ma è un'attività che ha delle finalità di distruzione dell'uomo. Va bene. E non è altro. Cioè, la paura di Ratzinger nei confronti di Harry Potter è determinata da questo, cioè gli sta sfuggendo di mano la sua capacità di manipolare le persone. Gli sfugge di mano la capacità di manipolare le persone proprio perché le persone stanno spezzando le sbarre. Cioè, ciò che sta avvenendo in Spagna, per esempio, discorso dei matrimoni gay, che poi oltretutto avviene anche in Canada, sì, lo so, appartiene a una frangia che noi non consideriamo, cioè diciamo, che i gay si sposano o non si sposano, sono affari loro, cioè non ci interessa assolutamente. Però voi dovete mettervi nelle condizioni in cui delle persone vivono la loro vita pensando di subire un'ingiustizia e di dover risolvere le tensioni che arrivano dentro di loro rispetto a una società che moralmente li censura. Chiaramente questi personaggi vanno alla ricerca di scappatoie. Io ho memoria, per esempio, di 35 anni fa, ormai sono passati una vita, il cappellano militare in uno dei vari posti dove io ho fatto il militare si era innamorato di un capitano, poi è passato maggiore, e ogni volta che si incrociavano arrossiva in maniera atroce. Cioè, questo cappellano militare sicuramente non avrebbe mai allungato le mani sui ragazzini, non avrebbe mai fatto cose sporche sui ragazzini, però effettivamente aveva questo amore, questo trasporto per questo capitano che magari manco lo badava, cioè, anche perché aveva altre tendenze. Però diciamo che tutti sapevano che questo cappellano militare aveva questo amore, insomma. Cioè, è una cosa che effettivamente uccide la capacità delle persone di rappresentarsi nella vita quotidiana. Naturalmente, quando vengono costruite queste difficoltà, quando vengono poste queste barriere nella società all'espressione emozionale delle persone, le persone cercano le loro scappatoie.
cercano le loro scappatoie di adattamento. La maggior parte dei preti è effettivamente quasi tutti gay, perché è anche una scappatoia per dire: non devo essere costretto a sposarmi, non devo essere costretto a dire mi sono normale, tanto so prete, ho votato il celibato, per cui non, nessuno può domandarmi niente. E c'era questa, ma quando si tolgono queste barriere nella società, le tensioni emozionali delle persone si possono esprimere con maggiore scioltezza, cioè con maggiore libertà, cioè non sono costrette a ricorrere a trucchi, a ricorrere a sotterfugi, che i trucchi e i sotterfugi a un certo punto dopo si innestano sulle persone, cioè vengono a costruire un modo di essere, sia la sessualità ma anche il modo di agire, il modo di porsi nella società, diventano tutti deviate. E diventano anche, costruiscono anche delle condizioni gravi all'interno del nostro sistema sociale. Cioè, costruire un sistema di libertà per cui le persone possono esprimere le loro emozioni, è vero che immediatamente se ne può discutere, però significa levare degli ostacoli per cui la società viene a modificarsi, viene ad adattarsi, viene a capire che le emozioni delle persone diventano un arricchimento della società, non vengono più ingabbiate, non vengono più criminalizzate. Per cui le persone stesse sono più libere nelle loro espressioni e non hanno la necessità di costruire delle difficoltà sociali. Però nel momento stesso in cui la struttura emozionale delle persone viene liberata, chiaramente chi gioca sulla coercizione, chi gioca sul controllo emozionale delle persone, viene messo in difficoltà. Ratzinger, per esempio, che gioca sul controllo dei vescovi mediante la schedatura di tutto ciò che loro hanno fatto, mediante lo schedare di quelle che loro sono le loro tensioni, le loro perversioni, perché ha i dati che gli arrivano da tutti quanti i seminari, cioè è una vera e propria schedatura a livello, se pensiamo a, non so, ai servizi segreti che schedano le persone per controllarli, ecco, Ratzinger ha fatto questo sistematicamente. E quando lui è entrato per essere eletto Papa in conclave, lui aveva in mano tutti i vescovi, tutto quello che hanno fatto, tutto quello che non hanno fatto, tutto quello che hanno agito, tutto quello che non hanno agito, cioè era in grado di sputtanarli tutti, tanto per essere chiari. Ebbene, quando in una società criminalizzano, non so, comportamenti tipo gay o comportamenti che potrebbero essere normali, che potrebbero anche arricchire la società, non sto parlando di attività di pederastia, attività di sottomissione ai bambini, che quella va repressa, però va repressa, però nello stesso tempo va anche compresi i meccanismi per cui avviene, perché fin tanto che non condanneremo il cristianesimo, non condanneremo l'attività di manipolazione mentale della Chiesa Cattolica, e chiaramente questi meccanismi si riprodurranno in continuazione, perché la fonte primaria è il pazzo di Nazareth. Cioè chi indica la pederastia è proprio la Chiesa Cattolica, che dopo lei se ne chiama fuori e ufficialmente la condanna è una cosa, ma se la condanna veramente, la Chiesa Cattolica dovrebbe condannare se stessa, perché le persone non sono oggetti di possesso, le persone sono dei soggetti di diritto costituzionale. Ricordiamoci questo, cioè noi abbiamo questo scontro in realtà, da un lato la Chiesa Cattolica, l'educazione cattolica che vuole trasformare i bambini in oggetti da possedere e da usarli come bestiame, dall'altra parte lo scontro è con la società civile che invece manifesta i principi della Carta Costituzionale, i principi che vengono emanati dalla Corte di Cassazione, che dice che le persone sono dei soggetti di diritto, e là è il vero scontro sociale in questo momento. Se noi ignoriamo quello che è lo scontro sociale in questo momento, non ci capiamo più niente. La Chiesa Cattolica è un'organizzazione finalizzata alla manipolazione mentale. Gente come Cacciari, gente come altra gente che tende a discutere la Chiesa Cattolica, sono gente che vuole consentire alla Chiesa Cattolica di continuare la distruzione dei soggetti indifesi nella società. Ed è vergognoso tutto questo. Tutto questo va condannato, deve costruire indignazione. Cioè non è accettabile la mediazione con chi trasforma le persone in oggetti da possedere, in oggetti posseduti. Non ci capiamo allora in che società noi stiamo vivendo. La nostra è una società che sta sotto la Costituzione della Repubblica Italiana, e la Costituzione della Repubblica Italiana dà il diritto, giustifica le istituzioni, o sono le istituzioni che sono padrone della Costituzione italiana e che pretendo che la Costituzione italiana si sottoponga al macellaio Sodoma e Gomorra? Cioè, dobbiamo capire quali sono i meccanismi sociali che intervengono.
Pertanto, se noi liberiamo le tensioni, se noi liberiamo la psiche delle persone nella società civile, chiaramente noi avremo una società civile ricca. Perché quello che è importante, in questo, specialmente in questo momento, cioè in una situazione di crisi economica, è la liberazione di tutte le potenzialità culturali che ha una nazione. La crisi economica che noi stiamo vivendo adesso è una crisi di trasformazione a livello mondiale. Veramente sono 40 anni che viviamo una crisi di trasformazione a livello mondiale. Però in questo momento si sta facendo sentire in maniera abbastanza particolare, cioè le persone la sentono anche sulle spalle. Ebbene, l'unico modo per venire fuori da questa tipologia di crisi è liberare tutte le forze culturali all'interno della nazione, farle esplodere tutte quante. Se non esplodono le forze culturali, la crisi economica va a travolgere le persone, perché le persone vivono la crisi economica, vivono l'economia, vivono il scheo e il soldo come se fosse l'assoluto, il fine della propria esistenza. Pertanto, riuscire a liberare quelle che sono le forze culturali, per cui le forze emotive, la capacità degli uomini di manifestarsi nella società, di relazionarsi con gli altri, è fondamentale. Pertanto, limitare quello che è la capacità della Chiesa Cattolica di manipolare le menti dei ragazzi è la cosa più importante in questo momento. Meglio perdere 50.000 posti di lavoro, meglio perdere il 70% dei stipendi, che perdere le capacità culturali che abbiamo in questa nazione. Perché se perdiamo le capacità culturali non abbiamo più la possibilità di ricostruire il futuro. Ricordatevelo bene, c'è la ricchezza. Cioè, perché gli Stati Uniti stanno mandando messaggi perché devono arruolare 50-70.000 laureati o persone che vadano a lavorare negli Stati Uniti? Perché non hanno nessuna capacità culturale di riprodurre la propria società. Cioè, forza di dare la Bibbia, di costringere la gente a leggersi la Bibbia, hanno costruito un livello di cretinismo, un livello di stupidità all'interno del paese che li sta travolgendo come società civile. Esistono le persone che spingono i diritti civili, forze interne, però non hanno strumenti culturali e non hanno strumenti di rappresentazione della società sufficienti per manifestare se stesse. E gli Stati Uniti sono costretti ad arruolare, credo che stiano tentando di arruolare dei 50-60.000 laureati in giro per il mondo. Cioè devono andare nelle altre società a prendersi il personale culturale per portarlo negli Stati Uniti, perché loro non sono in grado di farselo. Washington ha la più grande libreria, biblioteca del mondo. È una biblioteca che si è fatta praticamente rastrellando altre biblioteche, cioè portando via milioni e milioni di libri da altre biblioteche. Ebbene, è là ferma, praticamente inutilizzata, se non, vabbè, studiosi vari, però rispetto alla sua capacità è praticamente inutilizzata. Abbiamo una società degli Stati Uniti in cui le forze sociali fanno fatica a rappresentarsi. Per contro, abbiamo un Canada che sta liberando quelle che sono le forze gay, abbiamo una Spagna che le ha liberate, abbiamo un Belgio, abbiamo una, e altre nazioni che stanno procedendo in quella strada. Se non riusciamo a liberare tutte quelle che sono le forze emotive nella nostra società, ci sarà un prezzo da pagare altissimo. E per liberarle è necessario fermare la Chiesa Cattolica, fermare l'attività della Chiesa Cattolica di stupro sui minori. Perché al di là di tutto, anche questo mese ci sono stati i suoi bei arresti. Io qui, purtroppo sembra che ci sia una specie di silenziamento dell'attività pederastica della Chiesa Cattolica sui giornali nazionali, no? O perché ritengono che ormai la gente sia stufa di leggere quelle notizie, o per altri motivi. Però in effetti cosa succede? Io ho qui una notizia del 6 luglio 2005, cioè 14 giorni fa, arrestato alcuni un sacerdote accusato di pedofilia. Torino, l'hanno chiamata operazione La Maleducation,
Education come il film di Almodovar. Si tratta di un'indagine condotta dalla squadra mobile di Cuneo che ha portato all'emissione di 3 misure cautelari per favoreggiamento, induzione e sfruttamento della prostituzione minorile a carico di 3 uomini, fra cui un sacerdote. Secondo le accuse, il prete avrebbe pagato i ragazzini dai 13, eccetera. Il resto dell'articolo è sul giornale in edicola. Ed è estratto preso da www.ildomani.it. Tanto per essere chiaro. Un altro fatto è del 12/7, cioè del 12 luglio, ad Arezzo, arrestato prete per pedofilia. Questa è l'accusa che grava sulla testa del parroco dell'abbazia di Farneta, frazione del Cortonese, Don Pierangelo Bertagna, 44 anni, lombardo, arrestato ieri pomeriggio alle 17 da 2 carabinieri in borghese. L'indagine, quanto mai blindata, è condotta dal sostituto procuratore della Repubblica Ersilia Spena. Dalle indiscrezioni trapelate sembra che ci sia di mezzo un minore di 16 anni che avrebbe raccontato di attenzioni illecite subite dal sacerdote. L'indagine ha portato a riscontrare indizi seri. Se il PM ha emesso un provvedimento di custodia cautelare, il sacerdote è oggi ristretto agli arresti domiciliari. Don Pierangelo, di origine bresciana, era arrivato a Farneta 5 anni fa da novello sacerdote per affiancare Don Sante Felici, morto novantenne nel 2003. A Farneta, Don Pierangelo, del nuovo parroco, aveva fondato una comunità, i Ricostruttori della Preghiera, dove lo aiutavano alcuni collaboratori di Brescia. Del gruppo composto da molti giovani, il prete era una sorta di guida spirituale, un'attività che aveva spaccato la comunità. Qualcuno appoggiava il prete, altri ne discutevano i metodi. Da mesi le voci si rincorrevano fino all'arresto di ieri pomeriggio. La sua colpevolezza resta però tutta da dimostrare, eccetera, eccetera. Cioè, praticamente, su questo mese ne abbiamo avuto altre due di cui io ne sono a conoscenza, perché a un certo punto non posso mica girarmi tutto internet pagina locale per sapere tutto quello che è successo. Mi prendo anch'io il più grosso e lo rimando, insomma. Però sta di fatto che questo è avvenuto. Ora, se noi facciamo un elenco in tutti gli arresti individuali che ci sono stati negli ultimi anni, abbiamo parecchie decine di preti, insomma, inquisiti per questioni di pederastia rispetto ai ragazzini. Se la pederastia fisica è la punta dell'iceberg che emerge, in realtà tutta quella che è l'attività di manipolazione mentale messa in essa da gentaglia come Scola, da gentaglia come Mattiazzo, da tutta la CEI, è vergognosa. Cioè, effettivamente è un'aggressione alle istituzioni di questo paese, ai principi fondanti la Repubblica Italiana. Ed è di una gravità immane, perché spesso le persone vengono rese impotenti nell'affrontare la loro esistenza. E quando le persone sono impotenti nell'affrontare la loro esistenza, cioè non hanno la consapevolezza dei meccanismi che devono mettere in atto per risolvere i loro problemi, spesso vanno a ricorrere a delle soluzioni che sono illegali o che comunque rappresentano delle cose gravi all'interno del nostro sistema sociale, un disagio sociale che dopo viene ripetuto, viene manifestato all'infinito. E la Chiesa Cattolica ne è responsabile di tutto questo e andrebbe inquisita per questo. Perché o decidiamo che l'uomo è creato ad immagine e somiglianza di un Dio pazzo, cretino e deficiente, perché solo un Dio pazzo, cretino e deficiente può fare questo, oppure affermiamo che la Chiesa Cattolica, affermiamo che gli individui adattano le loro potenzialità psichico-emozionali in base a quello che incontrano. Ma se gli individui adattano le loro capacità psichico-emozionali in base a quello che incontrano, è dovere della società bloccare quello che è la parte più disastrosa, la parte più infame che la Chiesa Cattolica cala sugli individui. È dovere. E se non lo fa, chiaramente la società ne è corresponsabile. Cioè, è inutile andare a indicare Tizio Caio Sempronio responsabile di delitti perché ha messo in atto delle azioni per disperazione. Ma chi è che lo ha portato alla disperazione? L'organizzazione della Chiesa Cattolica. Ricordiamocelo questo. Perché quando è notizia, per esempio, da televideo di oggi, un parroco di un paese dice: oh fioi, io non faccio la messa per la donna che è morta, perché la donna che è morta conviveva con un altro, convivere con un altro è peccato, lei era una pubblica peccatrice, dunque se è una pubblica peccatrice io non gli faccio la messa. Corretto, dal suo punto di vista personale è corretto. Ciò che è scorretto è accettare che questa persona lo affermi come dato oggettivo.
Ciò che è scorretto è che questa persona cali il pensiero della, cattolico sull'intera società civile. Questa è un'offesa. Questo è un delitto. Questo è un infame che andrebbe preso a calci nel culo. Certo che lui lo può fare da cattolico, dire agli altri cattolici: se voi non vi comportate da cattolici, io non vi faccio. Però siamo esattamente nella stessa condizione che c'è quando si parla per esempio di creazionismo ed evoluzionismo come teorie. Da un lato noi che cosa abbiamo? Abbiamo una Chiesa cattolica che davanti agli scienziati che gli dicono: Coco, la teoria creazionista è una truffa, per cui voi come cristiani siete dei truffatori. Perché? Perché l'evoluzione è un dato di fatto ed è provato da dati scientifici. Davanti a questi scienziati la Chiesa cattolica gli dice: sì, ma noi ci d'accordo, ma la creazione in realtà è simbolica, nel senso che sì, l'evoluzione è reale, però a ogni salto evolutivo c'è la mano di Dio. Allora, davanti ai scienziati, la Chiesa cattolica cala le mutande. Quando però si tratta la Chiesa cattolica davanti alle persone, dice: l'evoluzione? Eh no, l'evoluzione non è mai esistita, perché è in contrasto con la Genesi, con la Bibbia. Noi abbiamo sulla Repubblica del 14/7/2005 tre scienziati statunitensi hanno scritto a Benedetto XVI chiedendogli di prendere posizione sul darwinismo dopo le polemiche suscitate dall'editoriale del cardinale Schoenbord sul New York Times di giovedì scorso. Il prelato austriaco, contraddicendo il pensiero di Giovanni Paolo II, aveva dichiarato l'incompatibilità religione cattolica e teorie evoluzioniste. Cioè, davanti ai scienziati, al mondo culturale, che gli dice: guarda, la Genesi è una cazzata, è veramente una cosa obbrobriosa, è un'offesa alla società civile, la Chiesa cattolica cala le mutande. Dopo però, cosa succede? Siccome i cattolici non sono delle persone, ma sono bestiame, ecco che ti arriva il cardinale di Vienne e dice: sì, vabbè, abbiamo calato le mutande davanti alla cultura, perché in effetti ci stavano facendo un po' neri, allora abbiamo deciso di abbassarci un pochino. Ma siccome qui non ho gli scienziati che mi dimostrano che sono un povero deficiente perché credo nel creazionismo, ma c'ho solo le bestiame del mio gregge, e il bestiame del mio gregge lo devo tenere insieme, allora dico che la teoria darwiniana è in contrasto con la fede e dunque non esiste. Cioè, in pratica abbiamo dei comportamenti che sono agghiaccianti. Cioè, pur di trafficare in schiavi, stuprare bambini, manipolare mentali, fare manipolazione mentale su chi non si può difendere, i cattolici sono disposti a qualsiasi porcheria, qualsiasi porcata. Ed è veramente una vergogna infame. Cioè, voi quando parlate con un cattolico non dovete mai pensare che ciò che vi dice è ciò che pensa, ma ciò che vi dice ve lo dice per farvi fesso. Perché soltanto facendovi fesso può costruire la vostra sottomissione. Pertanto non proiettate mai il vostro pensiero sopra a un cattolico. Cioè, se voi pensate che una società civile deve avere delle leggi di giustizia, quando un cattolico vi parla di giustizia, non pensate mai che pensi la stessa cosa vostra. Un cattolico pensa alla giustizia come il suo diritto di stuprare bambini, come il suo diritto di distruggere la società civile, come dice il pazzo di Nazareth: io sono il padrone delle tradizioni, io faccio quello che voglio. E quando dice che è padrone delle tradizioni, ve lo presenta all'interno di un racconto dove lui fa vedere il cieco. Vedi, ho violato la tradizione per far vedere il cieco. Certo, violi le tradizioni e mi massacri 500 milioni di persone. 500 milioni di persone. Certo, il raccontino ve lo vende: ho violato tradizioni ma per far del bene. Dopo vi massacra 500 milioni di persone. Cioè, quando avete a che fare con un cattolico non dovete usare le categorie del pensiero umano, ma dovete usare le categorie proprie del pensiero cattolico, che ha una finalità precisa:
costringere le persone alla sottomissione. Per cui non è importante quello che dice, quello che afferma, quello che giustifica. È importante che lui, che voi sappiate che lui sta dicendo quello che sta dicendo perché vuole ottenere un risultato di rispondenza rispetto al suo interlocutore. Ma sta dicendo delle cazzate. Domani vi dice esattamente il contrario perché sta parlando con un altro interlocutore. Se parla con la gente che viene ammazzata, dice a gente che viene ammazzata non uccidere. Se va a parlare con chi ammazza la gente, dice, beh, effettivamente qualche volta si è autorizzati ad ammazzare. Questo è il cattolico. Il cattolico non ha una dignità intesa come la Costituzione, come le norme civili regolano. La dignità, la verità, il modo di essere, il modo di rappresentarsi della nostra Costituzione e delle nostre norme civili è un modo di rappresentarsi che non è cattolico, ma riprende quello che erano le norme di rappresentazione all'interno della società civile, che erano dell'antica Roma, che erano dell'antica Grecia, che erano dell'antico Egitto. Non hanno niente a che vedere col cattolico. Il cattolico vuole solo distruggere le persone e ricorrere a qualsiasi trucco per riuscire a farlo. Non pensate mai che un cattolico abbia un minimo di dignità morale. Perché uno che è disposto a mettersi in ginocchio davanti ad un soggetto che si vanta di aver macellato l'intera umanità per i suoi fini e per i suoi scopi, e lui lo guarda e dice, ma che bravo che sei stato. Mi spiegate che dignità morale questo soggetto può avere? Se uno non è in grado di avere dei principi su cui fondare se stesso, la propria anima, il proprio modo di guardare la vita, ma è disposto a ricorrere a qualsiasi angheria, a qualsiasi vigliaccata, anche al fatto di dire, sai, sì, il pazzo di Nazareth ha maledetto il fico perché il fico non gli ha dato i fichi quando lui li voleva. Questo racconto, dice la Chiesa Cattolica, rappresenta il fico rappresenta Israele e i fichi che mancavano sono gli ebrei che si sono convertiti al cristianesimo. Questo ha giustificato il massacro che nella storia la Chiesa Cattolica ha fatto degli ebrei. Ma mi spiegate cosa andate dopo a interpretare? Dopo 2000 anni di questa interpretazione? Dopo cambiate la simbologia perché, ostregai, sugli ebrei stanno rivendicando il diritto di avere giustizia dopo tutti i massacri presi. Allora cambiamo la simbologia. Ma quella simbologia è stata usata per 2000 anni e adesso la cambi. Sei andato avanti per 2000 anni a vantare il tuo Dio che ha macellato l'umanità con il diluvio universale, ti è andato bene, ti ha fatto comodo, hai terrorizzato la gente. Adesso che lo chiamano assassino, ma sai, veramente è una simbologia. Sei andato avanti a millantare di quell'Elia che ha sgozzato tutti i preti di Baal. Ma sai, è una simbologia. Stiamoci attenti ai cristiani. I cristiani non hanno dignità morale. Non hanno dignità etica, non hanno neanche il rispetto per la società civile. Pertanto, quando avete a che fare con un cristiano, dovete pararvi il culo, perché è addestrato solo a distruggere il mondo in cui viviamo. Bene, tutto questo discorso è venuto fuori dal commento delle farneticazioni di Ratzinger su Harry Potter, e chiaramente che non sono farneticazioni, ma sono delle cose molto 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 pesanti e ha degli interessi ben precisi per questo. Bene, andiamo pure via le telefonate. 049 700 700 e 049 700 838. Pronto? Ciao, dimmi. No, con Ratzinger, che sta il filosofo che nella storia del suo presente è considerato il gran filosofo di tempi, e si è confrontato con Ratzinger, io gli dico che ha ragione. Non è necessaria per avere la democrazia, la ragione. Dunque, i terroristi che si stanno con i cristiani in Iraq, che vuole la democrazia, i pacifisti, i scienziati che occupava. Perché anche a me era un pacifista, un scienziato, e mi ha fatto le scarpe. E quando si che i vuole mettere chi si servi, indipendenza, che ha fatto resistenza a posizione dura, e ha cambiato la civiltà, Saddam, il regime democratico di. Era un regime democratico dell'Iraq,
era amico dell'Italia, e venuto a Vicenza, cioè io mandai il suo missile a Vicenza prima che l'America attacca guerra. Ok. Ciao. Ciao Alessandro, ciao ciao. Pronto? Oh, ciao ciao. Abbastanza bene, sì. Sì? Scusa, è buono. È la Repubblica di un po'. Sì. Sulla pagina Cultura un bel articolo ancora del quello dell'evoluzionismo. Sì. Di Telmo Pievani, sarebbe una risposta, praticamente, non una risposta neanche, sarebbe un, diciamo, un sunto del discorso, ecco, sull'evoluzionismo, che se la fotografia della copertina di Daniel Dennett, l'uomo, il cardinale viennese che sconfessa Wittila. Esatto. Il dialogo presuppone il rispetto reciproco. Praticamente è un terzo di pagina, un bel articolo. Sì, è una polemica che sta montando sempre di più proprio perché torna in auge, no? Cioè praticamente i cattolici vogliono sempre fargli il mazzo alla teoria di Darwin, solo che non sanno che cos'è una teoria un cattolico. Infatti il titolo dice, ma il banco di prova è la teoria di Darwin. Okay. Ecco, dopo se possiamo spazio. Sì, sì, vabbè. Dunque su pagina 13 che se copie di fatto, via libera di IPAX, no? Chiede un vescovo che le fuori da testa di Grosseto, perché viene fuori a Grosseto il primo, la prima unione gay, no, con l'Italia, è a Grosseto praticamente non ancora un coso. Non ho letto bene l'articolo, l'articolo che è di mezza pagina del vescovo, che dice i rapporti gay mettono in crisi la virilità. Era la putise. A quando dice il consenso per la pedofilia, le organizzazioni mafiose, il terrorismo, la violenza fisica, la guerra? Beh, i cattolici hanno dato sempre a questo il consenso. Sì, appunto, cioè, quando il consenso per la pedofilia, parla Iori, non... Sì, appunto. Dice, gran parte degli omosessuali sono il prodotto della femminilizzazione della società. Vale. È tutto così, è un articolo, sì, 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 pagina, sì. Tutto così, fuori di testa. Beh, stanno impazzendo, no? La società civile, cioè, anche perché loro con questo governo, loro pensavano di avere in mano la società civile, invece non si sono resi conto, cioè loro delle dinamiche che ci sono all'interno della società civile, loro non sanno assolutamente niente. Sì, ma è in agitazione, ma profonda, è proprio in crisi profonda, è in agitazione proprio, sì, sì, sì. E non sai una cosa che fai, sbatte l'acqua, fa un turbidume, cioè... E dopo che bisogna fare un bel libeo della malatempora, Euro malatempora laica, il pastore tedesco, Angelo Quattrocchi e Francesca Sant'Agata. Era dice, credere nell'unico Dio, obbedire ai dogmi della Chiesa, combattere il relativismo individualista. Quasi se tutto su Ratzinger, cioè il caso Kung. Sì, perché sto Ratzinger in realtà ha fatto il guardiano della Chiesa, ha fatto effettivamente il cane pastore della Chiesa Cattolica, era capo della congregazione della dottrina, insomma, era il capo degli inquisitori in pratica. Per cui è inutile menarsene in maniera diversa, cioè non è un Wojtyla che è apparso sulla storia quasi all'improvviso, no? Cioè non si sapeva chi fosse, dopo vabbè si sapeva che c'è, però tutto sommato è uno sconosciuto. Questo invece si sa tutto di lui, cioè cosa pensa, cosa non pensa, cosa ha scritto o non ha scritto. Infatti qua all'inizio pagina, quando era ancora cardinale, all'inizio del concilio nel 62-68, l'allora arcivescovo di Milano Giovanni Battista Montini disse che ci si sarebbe aspettati grandi cose da due persone, Hans Kung e Josef Ratzinger. E dopo continua così e 100 pagine, 120, non è so tanto, comunque che c'è un riassunto di tutto quel che c'è, sì, e sì. Finisce con il scandalo dell'ICI, di quanto ci costa il Vaticano, quello che ha cominciato a fare, insomma... Parla delle religioni, dell'attivismo sui omosessuali, 120 pagine, Ti tieni presente che se viene liberalizzata la situazione degli omosessuali, no? Cioè nei paesi occidentali, loro praticamente dimezzano le vocazioni per il sacerdozio, esatto, tranquillamente. Esatto, è questo, no? È questo il punto focale. Sì, è
ormai è tutta Europa fuori che l'Inghilterra, non so se è l'Inghilterra anche. No, no, ma l'Inghilterra è un altro discorso, cioè in Inghilterra ormai è, in ogni caso addirittura gli omosessuali possono diventare anche sacerdoti della Chiesa. No, ma la liberazione adesso qua è anche in Portogallo? Che sì. Sì, sì, no, il problema è che quando dai il via in un paese, capito, ai diritti civili, e dopo ti va a valanga su tutti gli altri, capisci? Sì, come una valanga di neve quando parte con un paese. Esatto. Loro vogliono mettere le mani sulla legge sull'aborto, sul divorzio, però sentono sfuggire, cioè, come una corda no, sì, saponata. È per questo, no? È questo che io sostengo, che non è una religione, è una struttura di manipolazione mentale, esatto, che ha bisogno che la società gli garantisca i termini attraverso i quali manipolare la mente delle persone. Per esempio un bel libro, non so se avete letto, di William Reich, L'assassinio di Cristo, non so se... No, ho letto qualcuno, questo non l'ho letto, in effetti. Che ho letto, se molto no. sulle sbarre che ti hai detto prima, i paletti se mentali. Io ho letto parecchio Reich, cioè sì, per me è stato uno degli autori, anche perché era su Garco già 30 anni fa li pubblicava, sì, no? Io trovai qua, me manca. Hai preso quei verdi piccoli? Sì. No, io ho i primi della Sugarco. D'altronde, fa conto che io faccio stregoneria dal marzo del 1980. No, vari colori, a seconda del tipo che. I verdi, i bianchi e i verdi. Cioè, ho cominciato a fare stregoneria nel marzo del 1980, per cui sono passati praticamente 25 anni, sì, figurate. Sì. Ormai il tempo passa. Ho trovato i Gino e i Miti. I Gino è bello, no? Sai, ti dico, ho detto un pochetto, però ho capito. Cioè, è l'unico libro che è stato tradotto in greco, insomma, dal latino. Cosa che giudizio? Lui praticamente, a lui interessava solo la storia, no? Cioè il raccontino, cioè non interessava il simbolismo, eccetera, capito? Per cui le storie delle persone che vivono, scopano, massacrano, fanno le loro cose. C'è anche il commento qua, che sì, c'è molto commento, sì, vale la pena sia per la parte iniziale che per la parte commentata. Praticamente è paragonato alla biblioteca di Apollo. Esatto, anche quello è uno molto tardo, che poi non si sa neanche anche se abbia scritto Apollo d'oro quello, ed è tardissimo, e anche lui praticamente i miti greci hanno perso tutto il simbolo, tutta la loro forza religiosa per essere un racconto, no? Comunque è il Gino del 270 dopo Cristo, questo qua, vero? Ma ha scritto anche le favole. Siamo un po' in dubbio, perché se è un bibliotecario di Augusto, siamo nel primo secolo, subito prima. Se invece è del 270, mi sembra già un po' tardo. Cioè, non è ben identificato quale Gino fosse, Perché lo so perché. Non è ben identificato. No, ho messo un po' di mino, no. Aspetta. Mi spiace. No, perché, dico, è una... Nel 207 dopo Cristo un letterato greco noto come Dositeo tradusse dal latino nella sua lingua manuale di mitologia. Dositeo nel 207 dopo Cristo ha tradotto questo. Ha tradotto questo in greco. Ah. Infatti, praticamente, nel 200... i latini dicono ai greci quelli che erano i loro dei. Esatto, quel Gino che viene tradotto e praticamente diventa il mito greco. Cioè, molti cambiano il mito greco per il mito di Gino, no? Cioè, però sono tutte sistemazioni che vengono tarde, anche quella che fa Salustio, no? Se tu leggi il Corso degli Dei, no? Il Corso di Salustio, anche quello è neoplatonico come impostazione, ma anche là è una lettura della vita, è una lettura degli dei che è particolare. Infatti tradusse dal latino nella sua lingua un manuale di mitologia noto a tutti. Esatto. Questo qua è ancora in greco. Opera di un Igino che è da identificare probabilmente con il bibliotecario dell'imperatore. È Augusto, esatto. Ecco qua. Quello che ti hai detto, tia. Ho detto quello, hanno cambiato le parole diverse. Un altro Igino. Sì, sì, che ne sei, do tre che ne sei. Sì, sì, che ne sei, certo. Certo. Esatto, e sì, ne so che direi più di uno, insomma, dai. Va buon a soppassio. Va bene, ciao. E quello che mi piaceva dire è che il discorso sulla teoria di Darwin è un discorso che è estremamente complesso, perché
La teoria di Darwin, cioè la teoria dell'evoluzione delle specie, la diversificazione delle specie da unico fattore, è una cosa che non si può assolutamente mettere in discussione. Cioè, quello è il meccanismo per cui è avvenuto, sono avvenute le specie della natura. Quello che viene messo in discussione all'interno della teoria di Darwin non è l'evoluzione o la diversificazione delle specie, ma i meccanismi che hanno indotto a diversificare le specie. Allora, c'è una scuola che dà più risalto a quello che è l'ambiente, un'altra scuola che dà più risalto ai soggetti, un'altra cosa che dà risalto ad altri fattori oppure a fattori misti. Ma l'evoluzione non viene messa in discussione, perché quando si parla di una teoria scientifica, non è in teoria si dice, cioè non è una fantasia che dice, ma è il risultante di tutta una serie di riscontri oggettivi, cioè di valutazione di cose. Quando Darwin è partito per il suo viaggio attorno al mondo, lui è partito come naturalista con l'idea di cercare le prove della creazione. Cioè, lui era un cristiano ed è partito per cercare le prove della Genesi, della creazione, della Bibbia. Lui ha fatto il suo mondo, ha studiato le specie e ha scoperto che invece quel matto di suo nonno aveva ragione, perché alcune cose che dice Darwin in realtà sono quelle di suo nonno, cioè è il nonno che ha elaborato una serie di teorie. C'erano già nel 1500, 1600, 1700, vi ricordo il formaggio ai vermi di... Oh miseria, adesso mi scappa anche il nome, vabbè, non ha importanza. Comunque c'erano già le teorie precedentemente pseudo-evolutive, però non erano provate, erano semplicemente delle ipotesi che si faceva. E il nonno di Darwin elaborò effettivamente una specie di teoria dell'evoluzione, cioè delle idee, diciamo così, che non erano una teoria scientifica, ma erano delle valutazioni intuitive di quello che era la vita. E quando Darwin si è trovato a fare il giro attorno al mondo per cercare le prove della creazione, le prove del creazionismo, quelle idee di suo nonno gli sono tornate alla mente, e in realtà lui si è accorto che era il nonno che aveva ragione, non la Bibbia, ed è una scoperta mica da poco, direi, vero? Pronto? Sì? Salve, sono Barone delle V di Argelato. Posso parlare possibilmente con un responsabile della radio? No, guarda, sono in diretta io qui in questo momento. Ho capito. Prego. E lei comunque la persona con cui dovrei parlare? No, 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 assolutamente. Dovrei parlare con altre persone. Cosa? Può darmi un nominativo? Dovrei parlare con il presidente della cooperativa, però adesso sono in diretta, meglio che mi chiami più tardi eventualmente. Ok, va bene. Salve. Per cui gli vennero in mente quelle che furono le idee del nonno e usò le idee del nonno per riuscire a capire quella che era l'evoluzione. Pronto? Buongiorno, sono Luca da Padova. Dimmi. Buongiorno, volevo intervenire sulla questione delle casistiche dei preti che avete detto. Non so, che ha letto sul giornale, non so, una decina di situazioni per la pedofilia sui preti in un mese o in un anno, adesso non mi ricordo. Alcune decine in qualche anno, sì. Sì, però non vi contraddicete su una cosa, cioè voi adesso state, io prometto, non sono fuori dei preti. Mi interessa, dica quello che deve dire, non si preoccupi. Dicendo, non state generalizzando, è come il discorso se io leggo il giornale degli immigrati, se vedo una decina di casi in un mese, però non posso generalizzare e dire discriminare gli immigrati e dire tutti gli immigrati sono così. È vero, è la stessa cosa, quindi. Certo, il problema, mi contraddicete, il problema è nell'ideologia fondamentale, cioè gli immigrati nel fare quello che fanno, no? Non hanno un'ideologia che gli dice tu devi fare questo, sì. Ok? Mentre invece i preti cattolici hanno l'imitazione di Cristo e il loro Cristo è stato beccato con ragazzino nudo. I Vangeli non li ho mica scritti io, Sì, no, ma io sto dicendo... Se esiste un'indicazione dottrinale, io so benissimo che non tutti i preti vanno a stuprare i bambini, questo lo so. Sì. Non è che non lo dico, però se esiste un'indicazione dottrinale e tu non me la condanni quell'indicazione dottrinale, chi la pratica lo fa in obbedienza all'indicazione dottrinale. Sì.
Ecco, questo è che noi stiamo dicendo. Sì, sì, no, solo sto facendo una riflessione sul vostro pensiero, perché secondo me su certi argomenti dite che non è giusto generalizzare. Su certi altri ho parso di capire, dopo posso anche sbagliarmi, che è giusto generalizzare. Sì, beh, questa è solo una mia riflessione. Sì, sì, no. Secondo me non è... Quando c'è un'ideologia, quando c'è un'ideologia di fondo, no? C'è una direttiva dottrinale, cioè un vertice che ordina praticamente certo tipo di comportamenti, e chiaramente ci sono delle responsabilità anche del vertice, cioè si parla di partecipazione morale. Tanto per dirne una, il Vaticano è inquisito in due processi negli Stati Uniti per partecipazione morale in stupro dei bambini. Perché? Perché il Vaticano sapeva e ha dato l'ordine di tacere. Questo, sì, no, in due, tant'è che quando Rice, la Condoleezza Rice è venuta in Vaticano, il Vaticano gli ha chiesto di intervenire allo Stato americano nei processi in cui è inquisito. Sì. Sono in due processi è inquisito direttamente. Per cui non è che lo stiamo dicendo solo noi, no, capisci? Io, guarda, il mio intervento non era per difendere, no, no. Sono neutrale. Sì, sì, no, ho capito cosa, certo, no, no, ho capito cosa volevi dire. La coerenza del pensiero. Certo. Se posso aggiungere un'altra cosa, volevo solo dire un mio pensiero sul discorso dei gay. Per me la coppia gay è giusto che abbia i suoi diritti, che sia... che abbia come ogni coppia riconosciuto i propri diritti, proprio una coppia di fatto, quindi loro si possono sposare, cioè, possono fare quello che vogliono. Certo. Però io sono contrario all'adozione, che adesso non so se lei o qualcun altro nella vostra radio era a favore, perché secondo me, anche se voi dite male il contrario, però l'adozione è proprio... purtroppo un bambino deve... Beh, secondo me avrà un sacco di problemi, anche se magari... Attenzione, noi viviamo in una società dove genitori maschi e femmine creano un sacco di problemi ai figli. Sì, sì, no, per cui stiamoci attenti. Non so generalizzare, ok, d'accordo. Secondo me questa cosa, se è troppo facilitoni, creerà un sacco di problemi. Quindi sono contro. Ok, devo chiudere la trasmissione adesso. Grazie. Ok, ciao. Ciao. Io chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi do appuntamento per le ore 19 con la seconda parte della trasmissione di Magia, Stregoneria, Paganesimo. Ciao a tutti e mando immediatamente la pubblicità.